Costruzioni nasce nel 1993 e oggi è diventata una realtà di riferimento. Questo lo dico con grande orgoglio. Io ho iniziato la mia esperienza come artigiano, come trattamento del coto fiorentino. Dopo alcuni anni ho iniziato a farne anche la posa. Ruote da sogno nasce nel 2016 da un'idea visionaria di Stefano Leotti, il suo fondatore, che ha saputo unire passione e competenza, dando vita a una realtà unica, uno spazio davvero dinamico perché riesce a contenere 270 auto e 400 moto, perché è in grado di ospitare eventi che accolgono migliaia di persone. Ruote da sogno doveva essere un cantiere di manutenzione ordinaria di un capannone industriale. In realtà è diventato un lavoro molto importante. L'atelier in origine era un'officina metalmeccanica. Le richieste fatte all'impresa costruttrice erano appunto quelle di rendere questa struttura all'avanguardia, polifunzionale, dinamica e che si potesse adattare a qualsiasi necessità. C'era una pavimentazione in cemento che era tutta intrisa d'olio. Per andare poi a applicare i pavimenti abbiamo dovuto fare tutta un'operazione di pulizia del fondo con degli acidi particolari per tirare via questo olio, pallinare tutta la pavimentazione e poi procedere con le varie pose. Ruote da sogno non è un classico showroom statico perché i mezzi vengono spostati in modo tale da creare degli allestimenti completamente personalizzati. In un contesto come questo, i pesi che vengono trasportati sulle piastrelle sono enormi. Abbiamo dovuto fare una doppia spalmatura e abbiamo fatto un letto pieno senza alcuna difficoltà. Per il cantiere Ruote da Sogno cercavamo un gel adesivo che avesse delle caratteristiche di resistenza importanti e poi che avesse delle caratteristiche di flessibilità e che consentisse di fare anche degli spessori di spalmatura elevati, essendo il fondo di posa, non un fondo preparato da noi, ma un fondo già esistente, cioè una vecchia pavimentazione. Sono gel adesivi che sono molto più semplici da tirare, hanno una tenuta maggiore, ma quello che è interessante per il piastrellista, in questo caso, è la minore fatica di utilizzo del materiale. Se un ragazzo volesse iniziare adesso a fare questo mestiere, non ti puoi inventare, una volta potevi farlo, quindi devi stare comunque aggiornato e per essere aggiornato devi fare i corsi nelle aziende. La tecnologia e le tecniche sono talmente avanzate e in continuo evolversi che la sola esperienza non basta più. Per te è sempre un'opera d'arte quello che fai, se lo fai bene.